Cari amici, buona serata. Le ultime quattro catechesi sulla liturgia sono state svolte da Don Doriano Locatelli, responsabile dell'ufficio liturgico della nostra diocesi. Sono state molto belle e le abbiamo ritrasmesse successivamente via radio e sul nostro canale di YouTube. Stasera passiamo invece alla catechesi sulla dottrina sociale della Chiesa. Come già annunciato in chiusura della ultima nostra catechesi sull'argomento, era il 17 gennaio, dove ho parlato della libertà religiosa, vi leggo ora come stanno le cose sulla persecuzione dei cristiani nel mondo, riprendendo un recentissimo articolo di Anna Bono, specialista in materia. Sono cifre spaventose. In sintesi, nel 2017 un credente su 12 ha subito livelli elevati di persecuzione. Nel 2018 1 su 9, in tutto 245 milioni di persone. Altro che libertà religiosa. Vediamo nell'articolo il dettaglio. Nel 2018 le persecuzioni contro i cristiani sono aumentate sia in intensità sia per numero di paesi e per numero di cristiani colpiti. Nel 2017 un credente su 12 ha subito livelli elevati di persecuzione. Nel 2018 1 su 9, in tutto 245 milioni di persone. Il numero dei cristiani uccisi da 3.066 nel 2017 è salito a 4.136, erano stati 1.207 nel 2016. Su 150 paesi monitorati, nel 2017 la persecuzione era stata giudicata alta, molto alta o estrema in 58. Nel 2018 il numero è salito a 73. Quanto ai danni materiali, nel 2017 le chiese e gli edifici religiosi attaccati, distrutti o gravemente danneggiati, erano sensibilmente diminuiti, scendendo a 793, rispetto ai 1239 dell'anno precedente. Invece nel 2018 i casi sono stati 1847. È dunque un quadro sconfortante quello che emerge dalla World Watch List 2019, l'elenco dei 50 stati che nel 2018 hanno perseguitato più duramente i cristiani, pubblicato come ogni anno da Open Doors USA, organizzazione no profit che da oltre 60 anni documenta le violazioni della libertà religiosa nel mondo, soccorre i cristiani in difficoltà e li aiuta a restare saldi nella fede. Come nelle precedenti edizioni, i paesi sono divisi in tre gruppi a seconda del livello di persecuzione. Estrema, che comprende 11 stati, molto elevata 29 ed elevata 10. In cima all'elenco per il 17° anno consecutivo resta la Corea del Nord, dove persino possedere una Bibbia è illegale e dove da 50.000 a 70.000 cristiani si ritiene siano rinchiusi nei campi di lavoro, spesso solo per essere stati sorpresi a pregare o a leggere testi sacri. Nel primo gruppo, oltre alla Corea del Nord, si riconfermano altri 9 paesi. Ne esce l'Iraq, ottavo nel 2017 e adesso tredicesimo. Rientra la Libia, che passa dal 15° posto del 2017 al quarto attuale. Afghanistan si conferma secondo, seguito da Somalia, Libia, Pakistan, Sudan, Eritrea, Yemen, Iran, India e Siria. Tra le maggiori novità rispetto al 2017 è da segnalare la presenza nell'elenco della Russia, al 41° posto, il primo dell'ultimo gruppo. Open Doors spiega che il suo ingresso si deve all'intensificarsi delle violenze da parte di gruppi di estremisti islamici nella regione del Caucaso e nelle repubbliche del Daghestan e della Cecenia, dove sono state attaccate delle chiese e sono stati uccisi dai fedeli. In generale, la condizione dei cristiani è peggiorata anche in Nord Africa.
oltre che in Libia, in particolare in Algeria, passata dal 42esimo al 22esimo posto a causa del rafforzamento dell'Islam radicale, soprattutto nelle aree rurali. Ma è in Asia che si è avuto un aumento davvero scioccante della situazione, come lo ha definito l'amministratore delegato di Open Doors Gran Bretagna e Irlanda, Henrietta Blyth, individuando in Cina e in India le maggiori responsabilità. In Cina ha commentato nel presentare la World Watch List: la persecuzione è la peggiore da oltre un decennio. Secondo alcuni, la situazione è peggiore da quando la rivoluzione culturale si è conclusa nel 1976. E difatti la Cina è passata dal 43esimo al 27esimo posto. Due altri paesi comunisti la precedono nell'elenco: il Laos 19esimo e il Vietnam 20esimo. Risale solo di una posizione l'India, decima nel 2018, ma il suo bilancio è tra i più allarmanti. È sconvolgente, osserva Henrietta Blyth, che l'India, il paese che ha insegnato al mondo la via della non violenza, ora si affianchi nella nostra World Watch List a paesi come l'Iran, che la precede al nono posto. È l'aumento del nazionalismo indù a minacciare i cristiani in India, così come in Nepal, 32esimo, mentre sempre l'ascesa del nazionalismo religioso, ma in questo caso buddista, è responsabile delle persecuzioni subite dai cristiani in Bhutan, 33esimo posto, e in Myanmar, 18esimo. Ma la causa principale di persecuzione dei cristiani, come in passato, anche nel 2018, è l'Islam. Lo è in 8 paesi su 11, in cui la persecuzione è stata definita estrema, in 17 sui 29 in cui è molto elevata, in 7 su 10 in cui è elevata. In totale sono 32 i paesi in cui la libertà di religione dei cristiani è violata dall'Islam, e non si tratta soltanto di paesi a maggioranza islamica. Una delle situazioni più gravi è quella della Nigeria, dove i musulmani costituiscono circa la metà della popolazione. Dei 4.136 cristiani uccisi nel 2018, 3.731 sono nigeriani, vale a dire il 90%. Benché ridimensionato, il gruppo jihadista Boko Haram continua a mettere a segno attacchi a villaggi e attentati nel nord-est della Nigeria. Inoltre, nel 2018, si sono moltiplicati gli attacchi ai cristiani da parte dei pastori transumanti di fede islamica, i Fulani, concentrati nella Middle Belt, dove cristiani e musulmani, agricoltori e allevatori, si contendono terre, pascoli e altre risorse. Gli altri stati in cui la minaccia ai cristiani proviene dall'Islam, oltre alla già citata Russia, sono la Repubblica Centrafricana al 21esimo posto, devastata da una guerra civile ormai dal 2013, e il Kenya, 40esimo, dove il 15 gennaio il gruppo jihadista somalo Al-Shabaab è riuscito ad attaccare un grande albergo nel cuore della capitale Nairobi e ad asserragliarvisi per molte ore, uccidendo decine di ostaggi. Un'attenzione speciale va riservata, sottolineano i ricercatori di Open Doors, la condizione delle donne cristiane, oggetto di una persecuzione complessa, violenta e nascosta, che le rende spesso vittime anche in ambito familiare e sociale. Così l'articolo di Anna Bono. Dopo questa panoramica generale, illustro adesso con uno specifico esempio, riferito ai cristiani in Pakistan, cosa voglia dire vivere questa persecuzione, citando un articolo di Petrosillo. Non c'è soltanto Asia Bibi, la legge anti-blasfemia non è l'unica fonte di sofferenza per i cristiani del Pakistan. Visitando nei giorni scorsi il paese con una delegazione di aiuto alla Chiesa che soffre Italia, abbiamo avuto modo di conoscere dal vivo la realtà di questa piccola comunità. Le stime ufficiali parlano di circa il 2% di cristiani,
a fronte di un 97% di musulmani, che pur incontrando difficoltà quotidiane conserva una fede incrollabile. Arrivando di buon mattino a Karachi, il nostro primo impatto è con la messa mattutina nella cattedrale di St. Patrick, situata nel compound, ben protetto militarmente, dell'arcivescovado. Durante la funzione, il canto dei muezzin che invitano alla preghiera sovrasta letteralmente la voce del sacerdote. Non potrebbe esservi immagine più eloquente per descrivere la situazione dei cristiani in Pakistan, che vivono la propria fede all'ombra dei minareti. Alla loro non è la semplice condizione di minoranza in un paese musulmano, perché qui i meccanismi di una società a maggioranza islamica, di per sé discriminanti nei confronti delle minoranze religiose, incontrano il sistema castale indiano, che margina le caste inferiori, cui spesso i cristiani appartengono. Il tutto si traduce in miseria ed emarginazione in un contesto in cui la fede cristiana diviene un marchio a vita. A Karachi, metropoli di oltre 20 milioni di abitanti, molti cristiani abitano in quartieri come quello di Essanagri, che significa quartiere di Cristo. Più di 1.000 famiglie cattoliche vivono in case fatiscenti, attraversate da una vera e propria fognatura a cielo aperto. Dalla piccola scuola elementare St. Mary, gli alunni sono costretti a bere l'acqua sporca, semplicemente filtrata, ma sono fortunati perché in questo sobborgo molti bambini non vanno neanche a scuola e giocano a piedi nudi nella sporcizia, fino a quando non sono costretti ad iniziare a lavorare anche a soli 10 anni. Come molti altri quartieri cristiani, Essanagri è un vero e proprio ghetto. Ma per i cristiani spesso l'autosegregazione è una scelta obbligata. La locale comunità è stata anche costretta a costruire un muro che separa il quartiere dal vicino insediamento musulmano, ci spiega il parroco Don Joseph Salem, mostrando dove il muro è stato costruito. Non è raro che i cristiani vengano attaccati, spiega il sacerdote. Recentemente in questo quartiere ne sono stati uccisi 5. Quando viviamo così vicino ai quartieri musulmani, abbiamo sempre questa paura. Eppure, nonostante tutto, i cristiani mostrano apertamente ed orgogliosamente la propria fede. Su ogni porta è dipinta una croce ben evidente. E la domenica la piccola chiesa di Santa Maria, arredata semplicemente con un altare e tanti tappeti, è gremita al punto che si devono chiudere le viuzze attigue dalle quali i fedeli ascoltano la funzione. Ogni domenica vi sono due messe, ma vi partecipano talmente in tanti che molti riescono a malapena a sentire le parole del sacerdote, eppure sono contenti lo stesso. La presenza di una chiesa in un quartiere è essenziale per i cristiani, come ci spiega Don Agustin Suarez, parroco di San Giuda a Karachi. Se c'è una chiesa, i cristiani sanno che non verranno facilmente cacciati dalle loro case. Per loro è una garanzia. Il sacerdote ci accompagna nella Kuda Ki Basti, un quartiere che si sta sviluppando nell'area nord della metropoli pakistana, oggi in rapida crescita. In un lotto di terra si spera possa sorgere al più presto la chiesa di San Barnaba, ma per ora la comunità utilizza come cappella una sala parrocchiale all'interno della canonica. La chiesa più vicina è quella di San Giuda, che, come abbiamo potuto verificare personalmente, si trova a oltre tre quarti d'ora di macchina da San Barnaba. Don Agustin ci mostra una decina di case cristiane, ma è difficile non notare tra le strade del quartiere, ancora in costruzione, i mega poster con la faccia barbuta di Kadim Hussain Rizvi, che invitano ad unirsi alle file del TLP, il Partito Islamista Tehreek e Labbaik Pakistan. La presenza islamica si fa ancora più evidente quando raggiungiamo la parrocchia di San Giuda.
In questo quartiere fino a 10-15 anni fa vivevano per lo più famiglie cattoliche. Ma da quando queste sono andate via, soprattutto per motivi di sicurezza, l'area si è popolata di immigrati afghani. Anche questa chiesa ha avuto la sua dose di persecuzione. Nel 1989 è stata profanata da giovani musulmani, mentre nel 2004 è stata incendiata. Infine, nel 2009, nel quartiere dei talebani hanno attaccato 6 abitazioni cristiane, uccidendo il piccolo Irfan Masih, di appena 11 anni. Non è sicuro essere cristiani in Pakistan, e se ha degli occhi occidentali scegliere di vivere in ghetti con i propri coreligionari può sembrare una mancanza di apertura, per comprendere tale decisione è sufficiente conoscere quanto devono affrontare i cristiani che vivono nei quartieri musulmani. Come il giovane Vikram John, 25 anni, che nel settembre 2017 si è trasferito assieme alla sua famiglia nel quartiere KDA, Mahudabad di Karachi. Quella di Vikram era l'unica famiglia cristiana dell'intero quartiere e non ci è voluto molto prima che fosse presa di mira. Inizialmente ci dicevano che facevamo troppo rumore quando pregavamo, ci racconta il ragazzo cattolico. Poi hanno iniziato a lanciare sassi contro la nostra casa. Le intimidazioni, gli insulti, le angherie si fanno sempre più insistenti. Poi alcuni musulmani minacciano di voler rapire e convertire forzatamente all'Islam la sorella di Vikram, obbligandola a sposare uno di loro. Un destino quello delle conversioni e dei matrimoni forzati, che ogni anno in Pakistan tocca ad oltre 1.000 ragazze cristiane o indù. Il giovane cattolico fronteggia quanti minacciavano sua sorella, ma viene gravemente picchiato al punto da perdere la vista dall'occhio sinistro. Oggi la famiglia di Vikram è costretta a nascondersi, riferisce l'avvocatessa cattolica Tabassum Yousaf, che assiste il ragazzo. Mentre l'uomo arrestato per la sua aggressione è già fuori su cauzione. Così Petrosillo. Per completezza, oltre a questi terribili episodi di persecuzione dei cristiani, aggiungo anche la segnalazione di una sorta di persecuzione di altro genere che sta purtroppo aumentando in questi ultimi anni, si tratta più che altro dell'Europa, e cioè le numerose profanazioni di chiese in Italia, in Francia, ma anche altrove. Tabernacoli divelti, ostie sparse a terra o scomparse, mutilazione di statue sacre, lordura di escrementi sparsi sul pavimento, eccetera. Aumenta l'odio per tutto ciò che dice Cristo e testimonia Cristo, una vera e propria cristianofobia, le cui manifestazioni sono talmente tante che esistono dei siti che le segnalano sistematicamente, cosa impensabile un tempo. Fermiamoci qui, ma ci sarebbe tanto altro da dire. Questo tempo di Quaresima ci invita ad intensificare la preghiera e le virtù cristiane. Dobbiamo innanzitutto imparare a perdonare questi nemici di Cristo della Chiesa e pregare per loro. Certo, dovremo anche chiedere con forza una giusta libertà di fede per tutti e a chi ha il dovere di proteggere nel nostro paese questa libertà, di indagare e di intervenire seriamente per scoprire e punire i colpevoli, anche perché queste profanazioni sono turbative pure dell'ordine pubblico e della pace sociale a cui tutti hanno diritto, credenti o no. Per il resto, cari amici, resistiamo saldi nella nostra bellissima fede, nonostante i tanti scandali che ultimamente emergono sempre di più con evidenza dentro la Chiesa e che turbano e sconcertano il cammino di tanti cristiani. Ma, dice il Signore, chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, gli conviene che gli venga appesa al collo una macina da mulino e sia gettato nel profondo del mare. Non è solo un problema, pur gravissimo naturalmente, di pedofilia o di efebofilia, che è l'interesse sessuale primario di un adulto nei riguardi della media tarda adolescenza, dovuto ad omosessualità,
e che riguarda circa l'81% dei casi in questione. Ma il problema di quei cristiani che non hanno ancora maturato una fede adulta, piccoli, una fede che li renda dunque capaci di resistere ad ogni scandalo. Anche questo in qualche modo non aiuta ad essere liberi nella fede. Sosteniamoci vicendevolmente tutti in queste difficoltà. Buonanotte a tutti e Santa Quaresima.